Inizia la settimana della sagra e nella Valle dei Templi fioriscono timidamente i primi alberi di mandorlo. Rispetto agli anni scorsi, meno mandorli fioriti, anche perché ormai, come tradizione, il bel tempo non accompagna la settimana più attesa da Agrigento. Già ieri la pioggia e il freddo hanno compromesso il palinsesto che vedeva in programma il Festival del Folklore regionale e l'appuntamento con i bambini del mondo. Le previsioni meteo non sembrano promettere nulla di buono per la settimana del mandorlo, ma nonostante tutto si attende un discreto numero di turisti. Gli albergatori prevedono presenze soprattutto per il fine settimana conclusivo della sagra. Per verificare lo stato delle prenotazioni e le attese degli albergatori abbiamo sentito Roberto Principato, direttore dell'hotel Villa Atena. Sta andando molto bene, siamo già pieni sul venerdì, sabato e domenica. Tante affluenze sono arrivate ovviamente per il clou della giornata, che è la domenica. Siamo con quasi l'80% di occupazione, con la speranza di arrivare quasi sicuramente al 100% per questo weekend del mandorlo. È andata molto bene anche la mandorlara, dove abbiamo avuto diverse richieste, dunque si vede che il prodotto è stato presentato bene. Diverse prenotazioni di gruppi per quanto riguarda ovviamente la giornata conclusiva, il pranzo con diversi gruppi di passaggio che faranno ovviamente venerdì la festa, e il pranzo e ritorneranno. Rispetto agli anni precedenti c'è com'è la situazione? Rispetto agli anni precedenti vedo stabilità soprattutto, ecco. La gente chiama, chiede della sagra, è molto attenta sulle tariffe, vuole magari dei pacchetti il sabato e la domenica, qualcuno i tre giorni, però quasi l'80% ha prenotato la domenica, insomma, la giornata clou dell'evento.